finché non si riesce a padroneggiare un po' che cos'è questa crisi, i signori che comandano potranno continuare sostanzialmente a fare il bello e il cattivo tempo, perché mi sembra che la cosa che accade è molto semplice, che la gente si arrabbia sulle singole questioni, sui singoli provvedimenti, magari sulle pensioni o gli esodati perché sono rimasti a piedi avanti, ma poi alla fine, non essendo in grado né di capire esattamente quello che sta succedendo, né di avere ricette alternative a quelle di Monti, alla fine la gente pensa che è sbagliato quel provvedimento, ma che forse non si poteva fare altrimenti. E mia madre è diciamo, il caso emblematico di questo, perché si arrabbia sulle singole questioni e poi mi dice: però c'è la crisi, bisognerà pur far qualcosa. E in fondo Monti sembra tanto una brava persona, chissà che non sia la cosa giusta. Quindi io penso che questo è il punto. Noi abbiamo, è come se avessimo un consenso sulle questioni particolari, e però il consenso generale alla fine rischia di avercelo Monti. O comunque non c'è nessuna visione alternativa a quella di Monti e quindi alla fine è l'unica che passa al convento. E quello che diceva Marx quando diceva che l'ideologia dominante è quella delle classi dominanti, ma per l'appunto il compito dei marxisti, dei comunisti, è quello di smontare questa ideologia dominante, cioè di andare a vedere che cosa c'è dietro il velo dell'ideologia, della comunicazione, delle balle che raccontano a reti unificate tutti i giorni, per cercare di capire quello che succede effettivamente. Perché il capire è la precondizione per poter fare un progetto alternativo e per poter lottare. Perché alla fine io penso che uno dei motivi per cui in Italia le lotte sono così basse, pur di fronte a stangate così pesanti, indubbiamente c'entra il fatto che il PD sia nella maggioranza, c'entra il fatto che la CGIL, finché c'era Berlusconi, faceva il sindacato e adesso molto meno. C'entrano tante di queste cose, che noi siamo deboli. C'entrano tutte queste cose, ma c'entra anche il fatto che non c'è nel dibattito politico, culturale, economico, la impressione che esista un'alternativa. In altri paesi non è così, in Italia è così. Il pensiero unico, nonostante sia fallito totalmente perché ci ha prodotto questa crisi devastante, il neoliberismo, nonostante abbia perso dal punto di vista della capacità di dare luogo alle promesse che aveva fatto, continua ad essere il pensiero egemone, continua ad essere l'unico pensiero così che c'è. E allora il motivo fondamentale di questo libro è cercare di partire da che cosa sente la gente tutti i giorni, li abbiamo chiamati i luoghi comuni. Il problema è il debito pubblico, il problema è tagliare i salari avanti e provare a rovesciare questa lettura per permettere alle persone, agli uomini e alle donne, e dico agli uomini e alle donne perché non è solo un problema dei compagni e delle compagne che c'è, ma è un problema più in generale perché lo spaesamento che c'è tocca assolutamente tutti. Quindi per cercare di dare qualche strumento per capire in più, ci dicono il problema è il debito pubblico. Questo è un capitolo che abbiamo aggiunto nella seconda stesura, quando ci dicono abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, questa è l'ultima che hanno tirato fuori, ecco, forse conviene anche sottolineare questo elemento. Si parla dei mercati in questo modo, non bisogna innervosirli, non bisogna spaventarli, ne parlano come delle divinità. Ma se ci pensate, tutta la narrazione che viene fatta sulla crisi è una narrazione di tipo religioso. Noi abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, cioè abbiamo fatto carnevale, abbiamo fatto bisboccia, voi con le vostre pensioni da 800, 1000 euro al mese avete scialacquato in lungo e in largo, i precari con stipendi da 800 euro al mese hanno assolutamente esagerato e gli operai, gli impiegati con 1.200, 1.300 hanno fatto quello che non dovevano fare. Dopo il carnevale arriva la quaresima, cioè dopo che si è esagerato bisogna mettersi a dieta e ci vuole il prete che ti faccia dire gli Ave Maria e i Paternoster. E Monti ha questa figura del sacerdote
che conosce queste divinità, questi mercati di cui non si capisce che cosa sono, e che aiuta il popolo a riportarsi sulla retta via. Infatti lui non è che fa le cose contro di noi, le fa per noi. La Fornero, quando ti sega le pensioni, piange, perché lei non lo fa perché ce l'ha con te, lo fa per te e per i tuoi figli. Il popolo italiano, come una specie di serie di bambini inconsapevoli che mangiano troppe caramelle e gli si guastano i denti, ha bisogno di un buon padre di famiglia e anche di una buona madre di famiglia che distribuisca qualche scapaccione per rimetterti in riga, per rimetterti sulla retta via. Questa qui è la narrazione che viene fuori. E la narrazione è religiosa anche perché se abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi e abbiamo prodotto questo enorme debito pubblico che è la causa di tutti i mali, se tuo figlio è disoccupato è colpa tua che hai scialacquato in lungo e in largo. E quindi da un lato ti spaventano perché c'è la speculazione, lo spread, e ti dicono o facciamo così o c'è il fallimento, la Grecia, il disastro, le cavallette, non ti rideranno la pensione, non ti rideranno i soldi dei conti correnti. Ma da un lato ti spaventano e dall'altro ti colpevolizzano e ti dicono la crisi è colpa tua, la crisi è colpa tua. E la gente in questo letteralmente non capisce nulla, e sovente questo schema di ragionamento viene assunto. Capita che ci sia chi fa sciopero e pensa che alla fine c'è ragione Monti, e tu ti senti un po' come un disertore, che c'è la guerra contro il nemico e tu in fondo non stai in prima linea a combattere, perché pensi che Guardate, questi elementi sono assolutamente presenti nella narrazione, nel modo in cui la gente si fa un'idea sulla crisi, oltre al fatto che questi utilizzano degli schemi mentali. Gli storici francesi degli Annales parlerebbero di longue durée, per fare una citazione intellettuale, Marc Bloch e gli altri. Cioè, mia madre, che ha 80 e qualche anno, quando sente la parola crisi, nel suo cervello gli viene fuori l'idea della fame che ha patito alla fine durante la Seconda Guerra Mondiale e alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E quindi l'idea è che la crisi è scarsità. E se è scarsità, l'unica risposta che puoi dare è tirare la cinghia, perché se è la scarsità non ce n'è per tutti. Loro ovviamente è un falso, la crisi è tutt'altro che scarsità. Se voi andate in un supermercato, gli scaffali sono pieni. Gli unici posti vuoti negli scaffali sono quelli delle offerte speciali. Perché la crisi non è data dalla scarsità, la crisi è data da una ricchezza molto molto mal distribuita. Per cui c'è chi è troppo ricco e non sa cosa farsene dei soldi e infatti investe in speculazione finanziaria, e c'hai la larga parte della popolazione che ha difficoltà a arrivare alla fine del mese, spende sempre di meno, spendendo di meno le aziende hanno difficoltà a vendere, i ristoranti chiudono, le pizzerie anche, i negozi più o meno, comunque licenziano il garzone avanti, e la cosa si avvita, perché meno soldi ha in tasca la gente, meno spende, più c'è disoccupazione e la crisi si avvita su se stessa. Quindi loro utilizzano schemi classici, diciamo il peccatore che si deve redimere, quello che ti fa far penitenza, il bambino che fa le marachelle, che c'ha bisogno di essere messo in riga, e anche questo ad esempio della scarsità, ce n'è poco e quindi bisogna tirare la cinghia. Ovviamente più tiriamo la cinghia e più la crisi si aggrava, perché meno noi spendiamo, più ci saranno disoccupati. Chiaro il concetto, no? Se la gente si compra il rasoio per tagliarsi i capelli da solo e non andare dal barbiere, perché così risparmia 12 euro, alla fine i barbieri chiudono. E se la gente inizia a risparmiare su tutte queste cose qui, alla fine la quantità di gente licenziata in giro sarà moltissima. Infatti in questi anni in Italia si vendono più Ferrari, perché i ricchi i soldi li hanno, e meno Fiat, perché la gente non cambia la macchina in queste condizioni. Allora, adesso l'ho fatta un po' lunga su questo, ma per dire che loro, quando Monti dice io non so comunicare avanti, ma non è vero niente. Questi hanno un apparato di comunicazione sofisticatissimo che si inserisce nella testa, nei pensieri
che ci sono nella testa della gente e li piega al disegno che stanno facendo. Addirittura è la prima volta, credo, nella storia della Repubblica, le leggi che fanno sono coi titoli, come fanno i repubblicani negli Stati Uniti. Il taglio, se andate a leggere la legge sul taglio delle pensioni, l'articolo 24, che è quello che sega tutto, è intitolato dicendo: questo che è fatto per dare corso agli accordi internazionali e tutto il resto serve per l'equità sociale, per la sostenibilità. Cioè delle cose che in una legge non si sono mai lette, perché in una legge c'è che cosa decidi, non il racconto. Fanno i titoli anche alle leggi, cosa che non si era mai. Loro comunicano benissimo. E infatti per adesso la partita l'hanno in larga parte vinta da questo punto di vista. Il problema è il debito pubblico. Se voi avete notato, è bastato che Monti 2 giorni fa dicesse che la Banca Centrale sarebbe intervenuta in modo illimitato ad acquistare titoli pubblici e il famoso spread è sceso. Ieri l'hanno deciso, in un modo che poi vediamo, e lo spread è sceso ulteriormente, e oggi lo spread è sceso ancora. Allora, questo bisogna prima sottolineare questo, e al bar bisogna discutere di questo. Perché per un anno ci hanno raccontato che per far scendere lo spread bisognava segare le pensioni, l'articolo 18 e tutto il resto, quando invece è bastato che Monti parlasse, scusate, che Draghi parlasse, non che comprasse qualche cosa, grazie, e immediatamente lo spread è sceso? Perché lo spread, la speculazione, non c'entra nulla né con l'articolo 18 né con le pensioni. La speculazione c'entra col fatto che l'Europa è l'unico posto nell'universo in cui la banca centrale presta i soldi alle banche private, ma non agli stati. E in questo modo gli stati sono obbligati ad andare a piazzare i loro titoli sul mercato e le finanziarie private, le banche, si comportano come degli usurai, cioè tirano sul prezzo, essendo che sanno che tu hai bisogno di quei soldi, per cercare di farti pagare il più possibile. E ce la fanno. Questa è la speculazione. Perché non succede nel resto del mondo? Perché in tutto il resto del mondo le banche centrali, oltre a stampare la moneta che usiamo, comprano anche direttamente i titoli di Stato degli stati in questione, il Giappone, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, da tutte le parti del mondo. Questo fa sì che ci sia una cosa molto semplice. Come funziona concretamente? Funziona così, come funzionava in Italia fino al 1981. Perché fino al 1981 non c'era la separazione tra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia. Per cui per legge la Banca d'Italia fissava il tasso di interesse dei titoli di Stato ed era impegnata, obbligata per legge, a comprare i titoli di Stato qualora nell'asta non fossero stati venduti tutti. Cioè la Banca d'Italia diceva: si vende 1 miliardo di lire o 10 miliardi di lire di titoli, il valore è l'1%. Si fa l'asta, le banche che le vogliono comprare all'1% lo comprano, se non riescono a venderli tutti, la banca centrale si compra quello che rimane. Il tasso di interesse rimane all'1% e non c'è speculazione. Invece con l'euro che cosa succede? E dopo l'81 in Italia che cosa succede? Che lo Stato italiano mette in vendita i titoli di Stato e le banche che le comprano tirano sul prezzo perché la banca centrale non li può più comprare direttamente. Provo a fare un esempio. È come se uno andasse al mercato a vendere pesche e ci andasse con un camion che non è suo, per cui arriva al mercato, gli scaricano tutte le casse di pesche e il mercato finisce all'una. È possibile che quando si avvicina l'una, se tu hai ancora delle casse di pesche da vendere, ci sia un po' di gente che si ferma davanti al banco ad aspettare che arrivi l'una, perché sanno che tu le tue pesche a casa non te le puoi riportare, le devi vendere, e quindi se le vuoi piazzare lo vai a venderle a metà del prezzo. Questa è la speculazione al ribasso, è esattamente così.
Che cosa succede invece se a fianco del mio banchetto di pesche c'ho la mia banca centrale che dice: guardate, voi potete aspettare l'una finché volete, ma io all'una tutte le pesche che sono rimaste le compro al prezzo stabilito, 1 euro al chilo, 1 euro al chilo. Non c'è nessuna speculazione. Allora il problema vuol dire che il punto non è il debito pubblico, perché il Giappone ha un debito pubblico del 250% sul prodotto interno lordo, 9.000 miliardi di euro di debito. Gli Stati Uniti hanno un debito pubblico enorme, l'Inghilterra idem. Non c'è nessuna speculazione perché a fianco del loro banchetto di pesche c'è la banca centrale che garantisce che compra i titoli a quel prezzo. E a quel punto la speculazione non c'è. E la speculazione come funziona? Adesso, quando la faccio troppo lunga me lo dite, ma insomma, perché? Speculazione al ribasso funziona in due modi, ma diciamo anche in altri, ma principalmente due. Primo modo, quando sentite parlare dei mercati finanziari, io non so cosa vi immaginate voi, ma dovete tenere presente questo, che ogni anno nel mondo si producono 60.000 miliardi di dollari di merci, di pesche, di tavolini, di acqua minerale, di macchine, quelle robe lì, 60.000, e invece ci sono 700.000, 10-12 volte tanto, miliardi di titoli di carta, di controvalore di carta, e l'economia finanziaria, 12-13 volte più grande del prodotto reale che viene fatto ogni anno. Metà di tutti quei titoli, che sarebbero i mercati finanziari, metà di tutti quei titoli sono in mano di 10 banche, di cui una ad esempio è la Goldman Sachs, che era il datore di lavoro del Presidente del Consiglio. Queste 10 banche sono speculatori, affaristi, insomma fanno il loro mestiere, cioè di guadagnare provando a fare soldi attraverso i soldi, non tirare su soldi. Allora che cosa succede? Facciamo un esempio, sto molto sul semplice. Titoli di Stato italiano valgono 10 euro. Può capitare che un po' di queste banche si mettano d'accordo e dicano che vendono 50 miliardi di titoli italiani. Che cosa ho detto dicano perché in Italia è possibile fare la vendita dei titoli allo scoperto, cioè io posso dire che vendo un titolo e vale come valore legale della vendita senza possederlo, basta che lo dimostri entro 3 giorni. Allora voi capite che questa roba qua permette a gente che non c'ha magari nemmeno un titolo di Stato italiano in tasca, ma tutti sanno che è una grande ricchezza dietro, come capita alle grandi banche d'affari, che dicono che vendono 50 miliardi di titoli italiani. Che cosa succede? Che il valore del titolo scende. È come se a fianco del mio banchetto di pesche fosse arrivato uno con 2 tir carichi di pesche. È probabile che il prezzo delle pesche scende, perché tutti pensano che c'è un'offerta di pesche maggiore di quello che sarà l'acquisto, quindi il titolo scende. Chi possiede i titoli di Stato italiano e vede il prezzo scendere da 10 euro a 9,5 avanti, che cosa fa? Se ne ha tanti, la prima cosa che fa è li vende, perché teme che lui ha pagato i titoli 10 euro e magari si trova i titoli che valgono solo più 7, 8 e quindi lui ci ha perso il 20% se valgono solo più 8. E allora iniziano a vendere. Si è prodotto un meccanismo di vendita generalizzato. Questo produce l'abbassamento del titolo e magari succede che quelli che hanno detto che vendevano il titolo entro 3 giorni li comprano e invece che pagarli 10 euro li pagano 8 e loro sono riusciti a ramazzare i titoli ad un prezzo più basso. Questo è un pezzo del ragionamento, perché poi questi signori fanno anche un'altra cosa. E io chiedo scusa perché qualcuno l'esempio l'ha già sentito, però io non so che farci, di esempi migliori a me non ne sono venuti. Nella società normale lui, se c'ha la moto, fa l'assicurazione sulla moto contro il furto della moto. Nella società della finanza è possibile che io assicuri la sua moto contro il furto. E se gli rubano la moto, io ho pagato 200 euro l'assicurazione contro il furto, se gli rubano la moto a me danno i 3.000 euro quanto vale la sua moto per il furto. È possibile. Normalmente nel mondo normale voi assicurate la vostra casa contro l'incendio. Nel mondo della finanza è possibile che io assicuri casa vostra contro l'incendio, e se casa vostra brucia
mi pagano il premio dell'assicurazione. Cioè nel mondo della finanza è possibile fare dei contratti di assicurazione senza che io possieda il bene assicurato. Si chiamano, in genere sono i CDS, i Credit Default Swap, si chiamano derivati senza sottostante, cioè che non c'è il quibus, non possiedo il bene. Voi capite che allora se questo è possibile che gli speculatori che hanno speculato per far scendere il prezzo del titolo di Stato italiano abbiano anche fatto un'assicurazione che dice che se il prezzo del titolo di Stato italiano scende sotto i 9 euro, io incasso il premio dell'assicurazione. Perché se ci pensate, un'assicurazione di un bene che io non possiedo equivale a una scommessa. Cioè io faccio l'assicurazione contro il furto del suo motorino e la pago 200 euro, è come se io avessi scommesso 200 euro che gli rubano il motorino, perché se glielo rubano a me vengono indietro 3.000 euro. Se io assicuro casa sua contro l'incendio e pago 1.500 euro, è come se avessi scommesso che casa sua brucia, perché se brucia io incasso 100.000 euro. È chiaro che un'assicurazione, se non possiedo il bene, equivale a una scommessa? Allora questi signori scommettono, facendo dei contratti di assicurazione che si chiamano CDS, che i titoli di Stato italiano vanno sotto i 9 euro. Allora, prima hanno fatto la speculazione al ribasso, dicendo che vendevano, sono riusciti a far scendere il valore del titolo, magari se lo sono comprati quando il prezzo era basso, e nel frattempo hanno anche fatto un'assicurazione sul prezzo del titolo, che se è andato sotto i 9 euro loro incassano il premio dell'assicurazione. Questo è il motivo per cui avviene la speculazione. Perché chi la fa, se è abbastanza potente, riesce a determinare l'esito che vuole lui. Se si mettono d'accordo in 7-8 del Goldman Sachs e avanti e dicono vendiamo 50 miliardi di euro, riescono a farti crollare il titolo di Stato. E loro fanno la scommessa su quello e incassano i soldi della scommessa. Questo è il motivo per cui c'è la speculazione al ribasso. E che questa speculazione, voi capite benissimo, che non c'entra niente che ci sia l'articolo 18 o non ci sia l'articolo 18, non c'entra niente che tu abbia tagliato o non tagliato la sanità, abbia messo i ticket oppure no, perché la speculazione avviene perché gli speculatori pensano di poterci guadagnare, non perché c'hai la sanità pubblica o la sanità privata. Finché ci sarà un euro di debito pubblico e la banca centrale non garantirà per questo, sarà sempre possibile fare la speculazione. Si potrebbe andare avanti a lungo per spiegare perché in Germania pagano di meno, qua pagano di più avanti, ma sono sempre varianti del tema, vi leggete il libro e lì dentro c'è spiegato. Ma era solo per dire che una cosa enorme come questa, che da un anno ci stanno massacrando dicendo la causa della speculazione è il debito pubblico, per bloccare la speculazione bisogna tagliare le spese e tutto il resto, è una balla clamorosa. La speculazione c'è perché la Banca Centrale Europea permette che ci sia. Aggiungo solo più una cosa, uno può dire ma allora sono sadici? No, non sono sadici, stanno facendo la lotta di classe con altri metodi. Marchionne ha portato l'orario di lavoro da 40 ore a 45. Marchionne ha fatto questo ricattando la gente dicendo o accetti di lavorare così o io sposto gli stabilimenti in Polonia, in Serbia, da un'altra parte. Marchionne fa la lotta di classe classica, no? Questi fanno la lotta di classe usando altri sistemi. Usano lo spauracchio della speculazione per obbligarti a tagliare lo Stato sociale, che è il loro vero obiettivo. Perché loro pensano che l'Europa non è abbastanza competitiva, che bisogna proseguire le cose che Craxi cominciò col taglio della scala mobile, cioè bisogna abbattere il costo del lavoro. E il modo per abbattere il costo del lavoro è tagliare la sanità, le pensioni, rendere più precario il lavoro e quindi gli stipendi più bassi e tutto il resto. E loro lo stanno facendo utilizzando lo spauracchio della speculazione in modo da obbligare la gente ad accettare dei tagli che altrimenti non avrebbero mai accettato. Se ci pensate, quando hanno aumentato di 7 anni l'età per andare in pensione in Italia,
non è successo praticamente nulla, non c'è quasi stata un'ora di sciopero e non c'è nessuno che ha posto il problema se l'INPS era in attivo o in passivo, perché banalmente se l'INPS fosse in passivo avrebbe un senso dire dobbiamo mandare la gente in pensione più tardi, ma visto che l'INPS è inattivo e ci sono milioni di giovani disoccupati, ma che cacchio di senso ha far lavorare la gente fino a 67 anni? Eppure questo è il loro disegno, perché il loro punto è abbattere i contributi sul lavoro, tutto il resto, il costo del lavoro, in modo da rendere l'Europa meno costosa, più competitiva. E loro pensano, come ha detto Draghi, perché alla fine le dicono tutte le cose, non è che non le dicono, ha detto il welfare non è più sostenibile. Bisogna abbattere il welfare e aprire spazi al mercato, perché nella loro testa che vincessino una gamba senza che c'è nessuno che ci guadagna è una bestemmia, perché per loro, essendo che il mercato è la cosa migliore che c'è nell'universo e tutto deve produrre profitto perché tutto deve diventare merce, l'acqua deve essere data in cambio del fatto che diventa una merce e c'è qualcuno che ci guadagna, ma la sanità deve diventare una merce, perché è assurdo per loro che nessuno ci guadagni sul fatto, e infatti loro sono tutti contenti che se hai mal di denti qualcuno ci guadagna, perché lì la mutua non funziona, lì non funziona la sanità pubblica sull'odontoiatria, ma e allora cercano di restringere, così come sulle pensioni, cercano di fartele sempre peggiori in modo che tu sia obbligato a farti le pensioni integrative, perché le pensioni integrative sono gestite da fondi privati che usano quei soldi per far speculazione, cioè loro, nella loro testa la speculazione viene usata come una clava per spaventare la gente, fargli accettare dei tagli dello Stato sociale, dei peggioramenti delle condizioni di vita, perché per loro il disegno è abbattere il costo del lavoro, ridurre lo Stato sociale e aprire spazi al mercato. Questa è la loro idea. E questo è. E lo stanno facendo con determinazione. Noi dobbiamo essere capaci a spiegare al bar, alla macchinetta del caffè, al mercato, nel negozio, in fabbrica, da tutta in televisione quando ci chiamano, queste robe qui, perché bisogna spiegare alla gente che li stanno prendendo in giro. La cosa che c'è di più è di cercare di capire un po' di più. E poi io uso un po' queste presentazioni per fare gli aggiornamenti istantanei. Ad esempio, che cosa è avvenuto ieri con la decisione della Banca Centrale? Perché questo è interessante. La dice dell'intelligenza che c'è, non, tutt'altro che Rozzi. La Banca Centrale, Draghi, si era resa conto che la speculazione, se continuava ad andare avanti a briglia sciolta, rischiava di far saltare l'euro. E allora aveva davanti tre possibilità. La prima, come chiedeva e continua a chiedere il presidente della Bundesbank, della banca centrale tedesca, di non fare niente, di lasciare che la speculazione vada avanti, così mette in riga definitivamente tutti. Questa l'hanno scartata perché c'era il rischio robusto che il leone si mangiasse tutti, cioè che facesse saltare per aria l'euro, e questo avrebbe determinato un disastro. Voi immaginatevi, se stanotte salta per aria l'euro, domani mattina dovete andare a comprare il pane. Perché il panettiere dovrebbe darvi un chilo di pane in cambio di un biglietto di carta che non si sa più se vale qualcosa? Voi capite che se salta una moneta è come una guerra, perché si blocca tutto. Perché quel panettiere che difficilmente vi darebbe il pane in cambio di biglietti che non sa se valgono qualcosa o non sa quanto valgono, difficilmente riuscirebbe a comprare il grano o la farina per fare quel pane. Cioè, se salta una moneta non si è ancora visto. Infatti la prima cosa che fa un esercito che vince una guerra contro un altro è di decidere che moneta c'è e di imporre una moneta temporanea, perché altrimenti si smonta tutto. La moneta è la forma della relazione sociale attraverso cui noi lavoriamo in cambio dei pezzi di carta e altri lavorano in cambio di pezzi di carta, ma bisogna sapere quel che vale il pezzo di carta, se no si inchioda la baracca. Quindi voi capite che se saltasse l'euro,
l'Europa finirebbe come dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma salta anche tutto il sistema bancario internazionale. Cioè Obama c'ha qualche preoccupazione, perché non è che non gli succede niente a casa sua, si riapre un bordello micidiale. Quindi hanno scartato l'idea più stupida, quella del presidente della Bundesbank più ottusa, che è di dire non si fa nulla. Avevano un'altra possibilità, che era quella che dicevamo noi. Noi dicevamo la banca centrale appunto deve mettersi di fianco al banchetto di pesche, cioè deve intervenire e dire che compra direttamente i titoli di Stato fissando il tasso di interesse. Ho detto dire perché probabilmente non sarebbe nemmeno necessario che li compri, perché una volta che tutti sanno che il costo, il prezzo è 1%, 1,5%, 2%, essendo che di capitale finanziario in giro ce n'è molto, quelli comprerebbero all'1,5%. Meglio investire all'1,5% che tenerseli sotto il materasso che non ti valgono niente, che non ti rendono niente. Questa era la strada che proponevamo noi, cioè tradotto nella metafora, prendere il leone e metterlo in gabbia. Loro hanno fatto un'altra cosa molto raffinata, ed è di mettere una catena al leone lunga giusto che ti arriva davanti al naso, e la fila, cioè prima probabilmente la Spagna, poi ci siamo noi, la Grecia, il Portogallo e tutti gli altri, e la cosa è fatta così: se tu stai fermo e fai tutto quello che dice la banca centrale, cioè tagli il welfare e tutto il resto, applichi il fiscal compact, cioè tagli 45 miliardi ogni anno per i prossimi 20 anni, cioè demolisci lo stato sociale, l'economia davanti, non ti fa mangiare. Ma se tu provi a muoverti, ti lasciano sbranare. Perché? Perché la banca centrale, se l'Italia, se domani mattina ricominciasse la speculazione sull'Italia, l'Italia dovrebbe chiedere alla banca centrale di intervenire a comprare i titoli di Stato, non sarebbe automatico. Dopo che gliel'ha chiesto e la BCE gli dice di sì, dovrebbe firmare un memorandum come quello firmato dal governo greco, che fissa le condizioni a cui la banca centrale interviene. Cioè tu ti dovresti impegnare a fare tutte le stangate che hanno già scritto nel fiscal compact e magari a rafforzarle. Dopodiché la banca centrale interviene. Voi capite che il meccanismo è perfetto, perché loro hanno messo in piedi un meccanismo per impedire la speculazione di circolare libera e di mangiarsi chi vuole, ma non l'hanno messa in gabbia, gli hanno messo la catena, che se tu ti muovi e non stai dentro le regole che hanno fissato loro col fiscal compact e tutto il resto, loro ti lasciano sbranare. Questo è il meccanismo. È un meccanismo molto più raffinato di quello che voleva la Bundesbank, perché è usare la, non più usare la speculazione tutti i giorni, ma usare la minaccia che ti faccio mangiare dalla speculazione se tu non fai quello che dico io. Voi capite che basta che tu dica non faccio esattamente questo, lo spread ricomincia a salire e tutti ti dicono oh, o lo teniamo basso noi o per farcelo abbassare dobbiamo firmare chissà che cosa con la banca centrale. Il meccanismo è dopo la paura e la colpevolizzazione arriva l'istituzionalizzazione del ricatto. Questi sono dei ricattatori, perché potrebbero intervenire direttamente, non lo fanno, ma ti mettono in modo da essere ricattabile giorno dopo giorno. Questo ad esempio è cosa stanno facendo, cosa hanno fatto nelle ore scorse. Draghi ha vinto la sua battaglia, ma la sua battaglia non è la nostra. Questo va spiegato alla gente, che la partita di calcio non era Draghi contro Merkel e noi eravamo i tifosi di Draghi e gli speculatori stavano con la Merkel, no, era Draghi contro Bundesbank, ha vinto Draghi e abbiamo perso noi, perché noi siamo nella condizione di essere ricattati giorno dopo giorno. Loro hanno messo probabilmente l'euro abbastanza in sicurezza, ma noi continuiamo e la stangate continueranno quanto prima e forse più di prima, perché a questo punto il meccanismo sarà ricattatorio. Allora, queste robe qui, noi in qualche modo il libro andrebbe riaggiornato ogni 15 giorni, perché loro ne fanno una. Allora io spero che un po' serva per dare gli strumenti di base, ma poi
bisogna riuscire a decodificare quello che combinano tutti i giorni. Sugli economisti a me capita sovente una cosa, che o ti danno ragione sull'analisi e però dicono e però non c'è altro da fare. Cioè mi capita oramai sovente che vai in televisione, discuti, sovente non si mettono di traverso sull'analisi, perché dicono è vero che succede così, ma non c'è altro da fare. Perché? Perché c'è la concorrenza internazionale e quindi non possiamo fare altro. E io penso che infatti bisogna cominciare a dire una cosa molto semplice. Il libero mercato in cui i capitali si spostano come vogliono, le merci le spostano come vogliono e gli unici fermi sono gli umani, che per questo diventano ricattabili, perché Marchionne ti dice o lavori come dico io o io sposto i capitali da un'altra parte, tanto poi le merci le sposto come voglio. Bisogna iniziare a dire che bisogna segmentare il mercato, che il mercato libero dei capitali non è il passo prima del socialismo, come pensa il PD, ma è il massimo dell'internazionalismo dei padroni, in cui i padroni fanno, gli speculatori fanno i loro porci comodi e tu sei ricattato quotidianamente da questa loro capacità di spostare tutto. Bisogna segmentare questo. E quando dicono che non c'è niente da fare, bisogna dirgli che mentono, perché i mercati hanno questo potere non perché gliel'ha dato il Padre Eterno, ma perché gliel'hanno dato gli stati. Questo modo di funzionare della BCE l'hanno deciso tutti i parlamenti europei, compreso quello italiano, che nel luglio del 2008 ha votato all'unanimità il Trattato di Lisbona e questo modo di funzionare della BCE. Dalla Lega Nord, che adesso tuona contro l'euro, Berlusconi avanti fino all'Italia dei Valori, hanno votato tutti a favore, nessuno contro. Gli unici che si opposero al trattato di Maastricht nel 92 era il Partito della Rifondazione Comunista, perché avevamo chiaro che bisogna costruire l'Europa unita, ma se si fa l'Europa dei capitali e degli speculatori, questo distruggerà l'Europa dei popoli e l'Europa politica, perché questa Europa sta aggravando i nazionalismi, il razzismo, l'odio tra i popoli, la guerra tra i poveri. Queste regole non le hanno fatte qualcun altro, le hanno fatte i parlamenti. Il fiscal compact che hanno votato qualche settimana fa in Parlamento, che obbligherà lo Stato italiano a tagliare 45 miliardi all'anno sul debito, l'hanno votato il PD, l'UDC e il PDL, non è che l'ha votato qualcun altro. Allora, il secondo passo, il primo è di cercare di far capire qualcosa di che cosa succede sul serio. Il secondo passo è rompere il senso di impotenza, per cui la gente dice, sì, ma non si può fare nulla. E invece no, gli stati nazionali non hanno il potere che avevano 50 anni fa, ma non è nemmeno vero che non ne hanno più nessuno. Non è vero che non hai più nessun potere. Banalmente l'Italia ha un bel potere, c'ha 2.000 miliardi di debito, di cui 700-800 stanno nelle casse delle banche tedesche, olandesi, avanti. Ora, se voi ci avete qualcuno a cui gli avete prestato 50 euro, potete anche prenderlo a ceffoni per strada se non ve lo restituisce. Ma se quello lì vi deve 200.000 euro, voi siete quelli più interessati nel mondo che lui stia in buona salute, perché ve li deve restituire. E se finché non vi restituiscono 50 euro, pazienza, ma se non vi restituiscono 200.000 euro è un problema. Noi dobbiamo 800 miliardi di euro a queste altre banche. Questa è un'enorme forza contrattuale, perché vuol dire che l'Italia è troppo grande per fallire. Come ci hanno spiegato per le banche. Gli Stati Uniti, quando è iniziato il casino nel 2007-2008, hanno lasciato fallire la Lehman Brothers, grande banca d'affari. Poi si sono accorti che sarebbero fallite tutte le altre in fila e hanno iniziato a salvarle. Abbiamo speso più o meno 15.000 miliardi di dollari in 4 anni per salvare le banche private tra Stati Uniti ed Europa. Gli ultimi soldi di questi sono i 100 miliardi che i telegiornali dicono l'Unione Europea ha prestato alla Spagna 100 miliardi.
non sono prestati alla Spagna, sono 100 miliardi dati alle banche spagnole che, private, che negli anni scorsi hanno fatto speculazione di tutti i tipi, quando c'era da incamerare i soldi li hanno presi loro, adesso che hanno i buchi perché hanno investito in speculazioni immobiliari, cementificando tutte le coste della Spagna, per chi è andato in Spagna negli ultimi 10 anni se ne è accorto, e adesso quelle case non valgono più niente perché gli spagnoli non hanno più i soldi per comprarle, e quindi ci sono questi bei monumenti di case sfitte su tutte le spiagge spagnole, e le banche che le hanno finanziate sono piene di buchi, hanno 100 miliardi di buco. Quel buco lo copre l'Unione Europea, ma in realtà lo state coprendo voi, perché dei 100 miliardi di prestiti che l'Europa fa alle banche private spagnole, 19 li mette il governo italiano. Cioè, vorrei che fosse chiaro, tutti i soldi che avete pagato per l'IMU, tutto l'aumento delle tasse della benzina, il pezzo di risparmio a mandare la gente in pensione più tardi, finisce tutto nelle tasche degli speculatori spagnoli. Questo è il modo in cui funziona il mondo. Quando diciamo che questi usano gli stati per finanziare gli speculatori e le banche, non è che facciamo delle robe da comizio. Concretamente, il debito pubblico italiano con Monti è aumentato di 3 punti in percentuale. Siamo passati dal 120% dell'anno scorso al 123%. E in questo aumento della percentuale, un po' è data dalla recessione, che la crisi è più forte e si abbassa il denominatore, ma un po' è data da questi 19 miliardi che noi diamo agli speculatori spagnoli. Allora, bisogna spiegare alla gente che non c'è niente di naturale nel fatto che decidano di dare 19 miliardi per le banche e di tagliarti la sanità, che si può decidere di fare diversamente. Ad esempio, noi sulle banche abbiamo avanzato una proposta diversa. La loro idea è che vanno salvate le banche e coperti i buchi, e va avanti così Madama la Marchesa. La nostra idea è che lo Stato deve tutelare i conti correnti dei cittadini. Decidiamo fino a dove? 200.000 euro? Decidiamo una cifra, non può essere all'infinito, ma fino a una certa cifra si tutelano. Dopodiché, se la banca ha fatto gli investimenti sballati, ha fatto i buchi, la banca deve fallire e i banchieri devono andare in galera. Bisogna salvaguardare i conti correnti, mandare in galera chi ha speculato e far fallire la banca che ha fatto fallimento. E bisognerebbe dividere le sorti dei vostri risparmi da quelli degli speculatori. Anche qui nessuno lo sa, ma dopo la crisi del 29, negli Stati Uniti fecero una legge, credo, se non ricordo male, nel 33, la Glass-Steagall, che divideva le banche commerciali da quelle di investimento, perché si erano accorti che gli speculatori usavano i soldi dei risparmiatori per fare gli affari propri. Finché guadagnavano, guadagnavano loro, quando perdevano fallivano tutti. Allora avevano diviso e deciso che le banche commerciali, quelle dei conti correnti, non potevano fare investimenti speculativi a lungo termine avanti, e che invece le banche di investimento facevano quello. E così un cittadino lo sapeva: se metti i soldi sul conto corrente sai che rende poco ma che non è a rischio. Vuoi investire rischiando, puoi guadagnare di più ma puoi anche perdere, ma è una cosa separata. Nel 92 il compagno Bill Clinton, che era il faro della terza via di D'Alema, Veltroni e tutti gli altri, no? Assieme all'altro inglese, a Tony Blair, no? Quello della guerra e delle armi batteriologiche in Iraq. Questi fari della terza via hanno abolito la distinzione, e quindi le banche hanno ricominciato, come dice giustamente Luciano Gallino, a speculare coi soldi degli altri. Gli speculatori usano i vostri soldi per speculare. In Italia i soldi dei fondi pensione sono la principale arma di utilizzo di speculazione. Grandi risorse accantonate dai lavoratori che vengono usate dagli speculatori contro i lavoratori. Queste sono le pensioni private. Per questo noi siamo contrari alle pensioni integrative. Deve essere tutto pubblico, tutto all'INPS, non i fondi pensione. Ma, e va detto, adesso lo dico perché date anche le cose di merito, le banche italiane stanno messe un po' meglio di quelle degli altri paesi europei e degli Stati Uniti,
Perché va riconosciuto ai banchieri democristiani, perché questo sono quelli che gestiscono l'80% delle casse di risparmio delle banche italiane, di essere più conservatori e di non aver fatto tutta la finanza allegra che hanno fatto quegli altri. Ma, adesso sto scendendo troppo nello specifico, ma se guardate la classifica sulla produttività dei paesi, per cui l'Italia è al 44esimo posto, uno dei motivi per cui siamo indietro nella produttività è che i signori che compilano la classifica considerano il sistema bancario italiano arretrato perché troppo poco infilato dentro la speculazione finanziaria. Quindi i criteri che usano loro sono dei criteri delinquenziali. Ti dicono siamo indietro nella classifica, ma le banche hanno fatto bene a non fare tutte le porcherie che facevano gli altri, infatti abbiamo qualche casino in meno in Italia rispetto a come sono messe le banche tedesche. Adesso l'ho rifatta troppo lunga, ma per dire, da un lato bisogna capire, dall'altro bisogna rompere l'idea che non c'è niente da fare. Gli stati nazionali possono intervenire. L'Italia potrebbe decidere di trasformare la Cassa Depositi e Prestiti, cioè la struttura finanziaria delle poste, in una banca pubblica. In quel modo, ad esempio, potrebbe avere accesso ai finanziamenti della Banca Centrale Europea all'1% e usare quei soldi per dare i prestiti alle imprese, ai commercianti e agli artigiani che oggi sono strozzati dalle banche. Perché oggi le banche prestano i soldi a usura agli stati, ma se uno c'ha bisogno di un prestito te lo fanno pagare il 10-12% e non è nemmeno detto che te lo diano. Perché devi avere garanzie. È noto che le banche prestano solo i soldi a chi li ha già, no? Le banche servono a questo. Chi non li ha non glieli danno, chi ne avrebbe bisogno non glieli danno, chi li ha già glieli prestano, ma oggi te li fanno pagare carissimi. Bisognerebbe avere una banca pubblica che permetta di finanziare l'economia reale, perché altrimenti noi abbiamo anche delle imprese in Italia che chiudono nonostante starebbero sul mercato, ma gli imprenditori, specie i piccoli e i medi, che non hanno l'accesso al credito della Fiat, non hanno i soldi per mandare avanti la baracca. Che se ne debbano occupare i comunisti di questo, la dice lunga dove sono arrivati. È così? L'altro giorno, giuro che è vera, ho incontrato a Pinerolo, uno che mi conosce da 20 anni, perché ho comprato qualche mobile da lui, c'è un mobilificio con 15 dipendenti, mi ha visto e mi ha detto, oh mi raccomando tenete duro. Dico, come? Dice sì, c'è solo più lei che ci difende, questi qua ci stanno demolendo con le banche, la speculazione. Cioè secondo me c'è un pezzo oramai di popolazione che va al di là degli operai, gli impiegati, i disoccupati e i precari, che anche tanti commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, che capisce che il problema è che o metti la mordacchia a questa speculazione finanziaria, oppure la speculazione finanziaria è come se fosse una pompa che si prende i soldi dalle tasse della gente, dalle robe, e se la sposta nelle tasche loro. E allora in questo senso io penso che dobbiamo dire, cercare di capire cosa succede, ma anche dire non è vero che non si può fare niente, ci sono robe che si possono fare, cose anche molto concrete, dicevo la Cassa Depositi e Prestiti, dicevo la trattativa con la BCE, ma ad esempio non è che la Merkel ci impedisce di fare una tassa sui grandi patrimoni e di tassare le grandi ricchezze, verrebbero fuori dei bei soldi. Non è che la Merkel ci impedisce di mettere un tetto alle pensioni, agli stipendi, agli stipendi dei parlamentari e tutti gli altri a 5.000 euro, che bastano per vivere a 5.000 euro al mese, e usarli per tagliare le tasse ai lavoratori pensionati e dare qualche soldo ai disoccupati che invece sono alla canna del gas. Tutte queste robe qua si possono fare, non è che c'è bisogno che la Merkel ti dia il nulla osta. Allora noi dobbiamo, secondo me, essere chiari nella critica, cioè far capire le balle che raccontano. Due, avere un'idea, e l'idea è la crisi non è frutto della scarsità, ma della cattiva distribuzione della ricchezza. Per uscire dalla crisi non bisogna che tiriamo la cinghia, bisogna andare a prendere i soldi dove ci sono. Terzo, avere delle proposte chiare che si potrebbero fare domani mattina. Io penso che dobbiamo fare questo in tutti i prossimi mesi. Come vede di rivedere i criteri di determinazione, ad esempio del prodotto interno lordo, che sono antiquati, sbagliati e non basati magari sul potenziale sociale, su indicatori diciamo, che potrebbero essere effettivamente più produttivi di quelli che ci sono attualmente? Chiedeva se non sarebbe il caso di rivedere i criteri con cui si calcola il prodotto interno lordo, mettendo degli indicatori che misurino
maggiormente il benessere effettivo della società e non quelli che si usano adesso. Allora, da questo punto di vista non cambierebbe nulla, perché quelli speculano sul debito e tu puoi calcolare il prodotto interno lordo più o meno come vuoi, quelli continuano a speculare. Cioè, lo Stato italiano ha bisogno di pagare gli stipendi degli insegnanti o piuttosto che dei medici, emette i suoi titoli di Stato e finché lasciano gli speculatori mano libera, quelli continueranno a cercare di guadagnarci dei soldi e fartili pagare a te. Detto questo, quindi, che non è, diciamo, per quella via che la quadriamo, io sono d'accordo con la tua affermazione di fondo, cioè che il prodotto interno lordo non misura il benessere sociale. Ed è ad esempio per questo motivo che io penso che noi dobbiamo essere contro le politiche di rigore, cioè contro le politiche che tagliano. Ma l'alternativa che proponiamo non è puramente di, come chiede Bersani o anche la CGIL a volte, di riprendere la crescita. Perché adesso non è che il nostro problema è che abbiamo 40 milioni di automobili in Italia, il nostro problema è di arrivare a 45, 50 e poi a 60, perché uno non sa più dove metterle. Il nostro problema è di redistribuire il reddito dall'alto in basso e quindi anche un po' di migliorare i consumi, di redistribuire il lavoro, perché se c'è tanta disoccupazione in parte è perché c'è la crisi, ma in parte perché le tecnologie che ci sono oggi permettono di fare in un'ora di lavoro quello che 30 anni fa facevi in due o in tre o in quattro. Quindi c'è da redistribuire il reddito, redistribuire il lavoro, redistribuire il potere in modo che la gente possa decidere di più su queste cose e non di meno come vogliono loro, che vogliono concentrare tutto nelle banche e avanti. E poi c'è da fare una gigantesca riconversione ambientale dell'economia. Non è che c'è altro da fare, ci vuole un gigantesco intervento pubblico che ad esempio riprogetti i trasporti non basati solo sulla centralità dell'auto privata a benzina. Bisogna studiare un meccanismo in cui la mobilità delle persone, penso a partire dalle grandi città, sia più efficace e non solo basata sul fatto che possiedi l'auto ed inquini, perché alla fine non ti muovi più. Così come bisognerà fare in Italia un bel piano di riassetto idrogeologico del territorio in modo che si evite che tutte le volte che piove raccogliamo i morti e i feriti. Ci vuole un piano per la riconversione energetica, mettendo i pannelli solari sui tetti delle case e non nei campi al posto degli uliveti o dei prati, invece che fare le centrali turbogas e le gasiere come vuole Bersani e come vuole il governo Monti. Ma questo lo deve fare il pubblico, perché il privato che cosa fa? Ricerca il massimo profitto immediato. Allora non gliene frega niente se fanno bombe atomiche, armi batteriologiche o forchette, per loro il problema è di guadagnarci il più presto possibile la maggior quantità di soldi possibile. Non è così che puoi pensare di riconvertire, e invece noi dobbiamo fare una riconversione ambientale, perché noi non abbiamo scarsità di risorse. Cioè, appunto, non c'è scarsità di merci, ma l'unica scarsità che c'è è che la natura, il mondo, la terra, è un prodotto finito. Non ce ne sono 10 di terre, non ne puoi comprare un'altra. E quindi noi dobbiamo fare i conti con la scarsità delle materie prime e dobbiamo valorizzare quelle che Marx dice sono le due fonti della ricchezza, la natura e il lavoro. Mentre questo capitalismo, per fare i soldi, distrugge sia il lavoro e lo rende poco dignitoso, sfruttato, devastato, ma distrugge anche la natura, perché loro, pur di guadagnare, sono disposti a distruggere per poi bonificare, a bombardare l'Iraq per ricostruirlo, a farti le pattumiere in giro per poi bonificare il territorio. Noi dobbiamo invece salvaguardare la natura e il lavoro e ridisegnare un modello di sviluppo. Per farlo ci vuole un intervento pubblico, che suona grosso modo come una bestemmia dentro questa situazione, e ci vuole un intervento pubblico controllato democraticamente dalla popolazione. Io penso che su questo noi abbiamo un problema di innovazione. Se noi ci avessero chiesto 40 anni fa,
noi avremmo detto c'è bisogno dello sviluppo, no? E il problema è lo sviluppo. E avremmo detto c'è bisogno del pubblico, un bel pubblico statale, punto. Noi oggi, io penso, noi dobbiamo dire il problema non è la crescita economica, punto, il problema è uno sviluppo sociale, socialmente compatibile, ambientale, quindi bisogna decidere che cosa produrre, quanto, come, dove, in che modo, in modo da non devastare. Secondo, il pubblico non basta dire che una cosa va gestita dallo Stato, deve essere controllata dai lavoratori e dai cittadini, perché altrimenti è troppo facile che il pubblico diventi una mangiatoia per qualcuno e fonte di clientele da qualche altra parte. Noi dobbiamo battere l'obiezione che viene sul pubblico dicendo noi siamo per fare un pubblico efficiente ma controllato democraticamente. Gli ospedali non devono solo essere il regno dei primari che si fanno quello che vogliono. Bisogna costruire comitati degli utenti e dei lavoratori che possano controllare quello che si fa negli ospedali. Noi dobbiamo socializzare lo Stato e il pubblico. La nostra idea deve essere non Stato-mercato, come dicono loro, ma Stato e auto-organizzazione sociale, Stato e controllo sociale. Noi dobbiamo allargare le forme di democrazia partecipativa nella gestione pubblica dell'economia. Questo è il nodo. In questo modo riusciremo a decidere di fare pannelli solari da mettere sui tetti invece che i cacciabombardieri. Ma appunto devi proporre un pubblico che sia controllato dal basso. Secondo me questa è un po' la scommessa che abbiamo. Da questo punto di vista, tu non l'hai detto ma lo dico io, diciamo così, non sono d'accordo né all'idea basta riprendere la crescita, si produca quello che si vuole, chi se ne frega. Così come io non sono d'accordo con l'idea della decrescita. Perché il problema, oggi stiamo facendo la decrescita, siamo decresciuti quest'anno di 2,5 punti, non siamo più felici di prima. Il problema non è andare avanti più in fretta o andare indietro, il problema è cambiare strada e fare una produzione che non sia basata sul profitto, ma sui valori d'uso, come diceva Marx, cioè sulle cose che servono all'umanità da produrre nella misura in cui servono e da produrre nel rispetto della natura. Noi dobbiamo, questa è la grande scommessa che c'è, che il comunismo oggi non è solo più soldi ai lavoratori, ma è redistribuire i soldi, il lavoro, il potere, quindi la democrazia, ma anche cambiare modello di sviluppo nel rapporto con la natura. Questo per me è la partita. Un'osservazione, Paolo, mi domando, tu hai messo molto al centro la speculazione come causa di molti mali, mi domando se questo sia un'analisi sufficiente, nel senso che se tu sembri trarre da questo, basta poi che interviene la Banca Centrale Europea e abbiamo risolto i problemi. Ora a me sembra che gli spread fondamentalmente non, in realtà non dipendono dalla speculazione, dipendono dal fatto che la Banca Centrale Europea non è intervenuta. Ci hanno preso in giro, questo tu hai perfettamente ragione, perché tutti questi sacrifici se basta fare un annuncio gli spread diminuiscono. Allora, però a me sembra, diciamo, prendere la speculazione come causa di tutti i mali e l'intervento della la riduzione di spread con l'intervento della BCE come soluzione di tutti i problemi, però non sia sufficiente. Certo. Nel senso, a mio avviso, mi sembra che il problema vero, che tu non hai, mi sembra, evocato, è l'euro. L'euro, le unioni monetarie, questo ce lo insegnava Keynes, nascono per costringere i paesi, i lavoratori di diversi paesi a farsi la guerra con la deflazione salariale. Ci si spiazza a vicenda riducendosi i salari e diventando più competitivi. La Germania ci ha battuto e continuerà a batterci, loro l'hanno capito subito questa storia, e ci hanno battuto sulla deflazione salariale. E questa è la strategia poi che in fondo Monti persegue, dobbiamo recuperare competitività con la deflazione salariale. E questa è una strada che noi non vogliamo. Ma qual è l'alternativa con l'euro? Un'Europa federale? Benissimo. Europa federale significa, oltre naturalmente una BCE che interviene eccetera, significa un bilancio federale europeo che, siccome ci sono i divari di competitività creati dall'euro, questo bilancio federale europeo molto grande, oggi è l'1%, dovrebbe essere il 10-20, redistribuisce dai paesi ricchi ai paesi più poveri.
e secondo voi è accettabile, è accettabile anche per noi essere diventare un mezzogiorno sussidiato, ed è accettabile per i tedeschi o gli olandesi trasferirci il 10-15% del loro reddito. Quindi questa dell'Europa federale, l'Europa politica, implica trasferimenti ed è una prospettiva che non inaccettabile, forse anche per noi. E allora? Tu, io credo, Paolo, hai demonizzato, io adesso fare una battaglia adesso sull'uscita oltre l'euro sarebbe molto difficile e molto impopolare, però dobbiamo ragionarci sopra. E non è, tu hai usato parole molto forti, la seconda guerra mondiale, ci sono ragionamenti che portano a pensare che noi questa cosa dobbiamo pensarci, che non è, potrebbe ragionevolmente non è una tragedia, perché nessuno, né noi né la Germania, nessuno vuole un'altra guerra, tutti quanti, se le cose non vanno avanti, una qualche soluzione si deve trovare, e dentro l'euro diventa veramente difficile anche essere utopisti e sognare una Europa federale, diventa veramente difficile pensare che questo sia possibile. E quindi non demonizziamo qualcosa in cui dobbiamo comunque cominciare a pensare, e non è così irragionevole. Ma sulla prima parte del ragionamento di Cesarato sono d'accordo, e diciamo io ho risposto alle domande. Nel libro ci sono esattamente tutte queste altre questioni. Cito solo per dire i capitoli. Il primo capitolo sui luoghi comuni è il problema del debito pubblico, il secondo è abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, il terzo è la crisi è finanziaria, per spiegare che la crisi non è finanziaria. Quindi e poi avanti così. Quindi io sulla prima parte del tuo ragionamento sono completamente d'accordo, su quella cioè che la crisi è molto più ampia, che c'è altri aspetti avanti, e infatti uno si legge il libro e ci sono tutte queste altre cose, diciamo. A seconda delle domande che mi vengono fatte rispondo più su una, più sull'altra, e avanti così. Invece, poi c'è un punto su cui credo ci sia un equivoco, e poi c'è un punto di dissenso. L'equivoco è che io ho detto che se saltava l'euro avrebbe gli effetti di una guerra. Non ho detto se c'è un programma concordato di modifica, di costruzione di più euro a due velocità o di quello che si vuole. Ho detto se salta per aria l'euro. Io sostengo, credo che qui ci sia un equivoco, penso che se saltasse per aria l'euro avrebbe gli effetti che descrivevo prima. Ed è il motivo, secondo me, per cui gli istituti di ricerca tedeschi hanno calcolato che se la Grecia usciva dall'euro senza che saltasse l'euro, alla Grecia costava 80-90 miliardi. E se invece salta l'euro, alla Grecia, alla Germania costa 3.000 miliardi di euro. 3.000. Io penso che se salta l'euro in modo non governato fa un disastro. Poi c'è l'ultimo punto, ed è quello sulla prospettiva. Qui nel libro vengono proposte varie robe, il labor standard che ha proposto qualche altro economista e cose di questo tipo, ma il punto fondamentale per me è questo. Io non ho nulla in contrario che si apra una discussione da qualche parte sull'euro, la sua opportunità o meno, e penso che i professori universitari, gli economisti abbiano il dovere di ragionarci, in particolare quelli di sinistra, di ragionarci sopra. Sono totalmente contrario a far sì che una cosa che è un partito politico inizi a dare dei segnali che non si capiscono più su questa storia, perché noi abbiamo già la gente spaventata. Non è che se la spaventiamo di più allarghiamo la mobilitazione sociale e il consenso ai comunisti in questo paese. Io penso che dentro il nostro discorso politico, e cioè noi siamo per l'Europa e siamo per cambiare le regole dell'Europa, dalla cosa più elementare, fermi, stiamo ragionando, dalla cosa più elementare, cioè quella della BCE, a quelle più articolate, e cioè come riuscire a far sì che il differenziale di produttività tra i diversi paesi europei si traduca non in un'Europa a due velocità, ma in un'Europa divaricata come oggi e come l'accordo fatto dalla BCE ieri aggrava, questa roba qui
dal mio punto di vista, noi la dobbiamo affrontare nel senso di dire: noi siamo per fare una battaglia per modificare le regole di cui funziona l'Europa. Perché viceversa, se noi ci mettessimo sul terreno, usciamo dall'euro, secondo me ci condanniamo semplicemente a farci mettere in un angolo e in una posizione politicamente indifendibile su una prospettiva che peraltro io non trovo particolarmente attrattiva per un motivo. Quando siamo usciti dal serpente monetario nel 92, Amato, l'evitare l'aumento dell'inflazione dovuta alla svalutazione della lira, l'ha fatta pagare ai lavoratori. Nel 92 è saltata la scala mobile ed è cominciata la concertazione che ha appiattito i salari nei 10 anni successivi. L'abbiamo pagata noi l'uscita dal serpente monetario europeo. Non è che adesso se uscissimo dall'euro la paga Agnelli, la ripaghiamo noi. Allora io penso che noi la dobbiamo tenere sulla politica. E dobbiamo dire una roba che secondo me è in sintonia con quello che pensa la maggior parte della gente in Italia, e cioè che noi siamo per l'Europa, nel senso che non siamo nazionalisti o di chiusura, ma che dobbiamo modificare radicalmente le regole con cui funziona l'Europa. Dentro questo percorso si arriverà magari a un punto in cui questo euro non sta assieme? È possibile, ma come insegnava qualcuno, io penso che il compito di un partito comunista è essere un passo avanti alle masse, non 27, perché altrimenti ci troviamo da soli e non siamo più in grado di far politica. Per questo io penso che Syriza, in una condizione più drammatica della nostra, abbia avuto ragione in Grecia a sempre porre il problema: noi non accettiamo il memorandum, vogliamo ridiscutere e cambiare le regole europee, e non di porre il problema dell'uscita dall'euro. Eppure la Grecia, delle ragioni per porre questo tema, ce l'aveva di più. Io penso che Syriza abbia fatto politica in quel modo, abbia ricostruito elementi di speranza tra la sua gente, oggi si è in condizione di rafforzarsi e di far battaglia politica. Se avesse fatto la scelta del QQE di dire dobbiamo uscire fuori, probabilmente sarebbe rimasta nelle condizioni in cui la gente dice: prima di buttarmi giù dalla bicicletta, vedo se riesco a modificarne il percorso. Io penso che oggi la battaglia da fare è questa, ripeto, come partito politico. Che si aprano delle discussioni e si inizi a fare delle simulazioni e ragionare, questo ha a che vedere con la ricerca, e io penso che vada fatta, ma distingo seccamente queste due robe qua. Perché se nel dibattito con gli altri noi li incalziamo sulle contraddizioni che hanno, riusciamo a far capire qualche cosa di dove stanno fregando la gente e come si potrebbero fare delle cose diverse. Temo che altrimenti ci metteremo in una condizione che semplicemente ti dicono: vabbè, il solito disfattista che spera che vada tutto a ramengo per guadagnarci qualcosa, e abbiamo finito di far politica. In questo senso, sull'ultimo pezzo, distingo quella che è una funzione di ricerca, di dibattito culturale, economico, scientifico, che va fatto e che trovo non solo legittimo ma necessario, lo distingo da quello che deve essere una posizione politica di un partito politico che invece deve far politica, e l'obiettivo del fare politica è cambiare i rapporti di forza tra le classi per essere in condizione di poter influenzare che cosa succede invece di subirlo, come sta succedendo adesso. Pare che il debito sia 2.000 miliardi, giusto? Mi pare che l'evasione fiscale sia 250.000 miliardi. Mi pare che l'evasione contributiva sia pressamente poco uguale. Mi pare che la corruzione sia 60.000 miliardi. Cioè, nel giro di 3 anni noi ci paghiamo il debito se becchiamo tutta sta gentaglia. O sbaglio? Questa è una prima cosa. Un'altra cosa, io mi baso sulle mie esperienze personali. Io ho cominciato a lavorare nei primi anni 70 e facevo 40 ore di lavoro, e il massimo che avevo di tecnologia sopra la tavola era la calcolatrice Olivetti. Sono andato in pensione 5 anni fa e avevo 3 PC, 2 fissi e una portatile, e facevo 38 ore alla settimana. Cioè, mi sono detto: ma la mia produttività in questi 30 anni di quanto è aumentata? Io penso di 10 volte. Di conseguenza lavoravo io e 9 stavano a guardare. La verifica di questo fatto qua ce l'abbiamo dal semplice fatto che
non sono dati miei, ma mi sembra che la, tra virgolette, fertilità delle donne italiane sia di 1,1, 1,2. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'80% dei ragazzi italiani sono figli unici. Io mi chiedo, ma com'è possibile che questi figli unici che hanno due genitori che lavorano non riescono più a trovare lavoro? Chiaramente vuol dire che la tecnologia, che è la parte, diciamo, come dire, pratica della scienza, è andata solo a vantaggio del capitale. In questo mezzo secolo, perché i 40 ore settimanali si facevano mezzo secolo fa e adesso addirittura vogliono aumentarlo. Cioè, se non prendiamo in mano questo discorso, non riusciremo mai a risolvere il problema. Non c'è produttività, non c'è, come dire, sviluppo che risolve questo problema. Perché, onestamente, la gente non troverà mai lavoro finché non si riduce l'orario di lavoro. Noi di DP, 30 anni fa, 35 anni fa, parlavamo di 35 ore uguali per tutti. Adesso sarebbe da parlare di 10 ore uguali per tutti, a parità di salario, o sbaglio? Ma diciamo, anche noi di Rifondazione Comunista ne abbiamo parlato un po' qualche anno fa, ci abbiamo anche fatto una crisi di governo sulle 35 ore, quindi... Sulla seconda parte dell'intervento sono totalmente d'accordo, l'ho detto prima, penso che oltre alla redistribuzione del reddito bisogna aprire la battaglia per la redistribuzione del lavoro, quindi la riduzione dell'orario di lavoro. Bisogna tenere presente che va fatto in un contesto in cui gli orari di lavoro stanno aumentando, non diminuendo, e in cui intuitivamente, per questo va smontato la forma mentale che c'è, intuitivamente la gente c'ha nell'idea che c'è la crisi, devi tirare la cinghia e devi lavorare di più. Quindi lo smontaggio culturale, diciamo, degli schemi mentali che ci sono va fatto anche verso i lavoratori, perché altrimenti ti trovi che tu gli vai a parlare di riduzione d'orario, quello ti guarda e ti dice ma tu sei scemo e buonanotte. Quindi sono totalmente d'accordo, dico che non basta fare il volantino. C'è proprio un lavoro di ricostruzione di un'idea di come funziona la società e di come si può uscire dalla crisi che deve essere ricostruita e di cui abbiamo degli elementi diciamo da approfondire e da mettere a punto. Sulla prima parte tu, diciamo, allargavi un po' le cifre, nel senso che il debito pubblico è 2.000 miliardi, l'evasione stimata è tra 100 e 120 milioni, non miliardi, all'anno. Miliardi, scusate, senza i mila, cioè un ventesimo, diciamo, no? Grosso modo all'anno. Così come c'è evasione contributiva e tutto il resto. Allora, io su questa parte, diciamo, una volta abbassata un po' la cifra, no? Diciamo, non la si risolve, però penso che c'è un pezzo di verità. E infatti la cosa che risalta in Italia è questa, che in Italia c'è un debito pubblico di 2.000 miliardi e c'è un risparmio privato di 8.500 miliardi, cioè il risparmio privato è 4,5 volte il debito pubblico. Essendo che metà di questo risparmio privato sta nelle tasche del 10% più ricco della popolazione, e essendo che 15 anni fa il risparmio privato era solo a 4.500 miliardi, cioè che è quasi raddoppiato il risparmio privato in 15 anni, il tuo schema di ragionamento è giusto, nel senso di dire qua il punto vero è che il debito pubblico si è gonfiato anche perché c'è stata l'evasione fiscale che ha determinato un enorme aumento della ricchezza privata a scapito del bilancio dello Stato. E adesso ci dicono che dobbiamo pagare noi il debito pubblico, quando invece è stato fatto permettendo a questi signori, in particolare i più ricchi, di non pagare le tasse. Una lotta seria all'evasione fiscale, io penso a partire dai livelli più alti, perché quanti imbianchini ci sono oggi che riescono a vivere solo evadendo le tasse, perché altrimenti non riuscirebbero più a mettere assieme il pranzo con la cena? Non sono pochi. Quindi io penso che bisogna partire dai livelli più alti, banalmente da una constatazione. Negli anni 60, quando tu hai iniziato a lavorare, anche negli anni 70, l'aliquota più bassa era il 12%,
del fisco. Adesso è al 22 l'aliquota più bassa, l'hanno aumentata di 10 punti. L'aliquota più alta negli anni 60, fine anni 60, era credo il 62 o il 64%. Adesso è al 42-43%. Cioè la più bassa l'hanno aumentata di 10 punti e la più alta l'hanno abbassata di una ventina di punti. È chiaro che lì c'è un bel trasferimento di risorse. Lo Stato italiano negli ultimi 30 anni ha trasferito risorse dal bilancio pubblico alla speculazione finanziaria e ai ricchi di questo paese. Anche perché i benefit pagano il 12%. Assolutamente. Adesso non più, ma insomma grosso modo è così. In ogni caso sulle azioni si paga molto di meno che cosa paga un lavoratore dipendente e tutto il resto. Questo è uno dei motivi per cui noi diciamo la nostra proposta fiscale è di mettere tutti i guadagni, qualsiasi sia la fonte del guadagno, titoli di Stato, azioni o lavoro, nella stessa imposta progressiva, perché non è possibile che se uno guadagna dei soldi investendo in titoli di Stato paga il 12,5% e se uno guadagna dei soldi lavorando dal mattino alla sera in fonderia paga più del 35%. Per cui, diciamo, al di là delle cifre, io sono d'accordo con te e che questa battaglia sia pure fatta a partire dai più ricchi, perché altrimenti l'evasione fiscale la fanno sempre a partire dai più deboli. Io sono d'accordo e questo sarebbe una strada attraverso cui mettere mano a questo problema.